open day tutto sposi. Ma perché? Chissà perché? Che intenzioni hai? Non ho capito. Io intenzioni serie, ragazzi, lei è tutto demone. Colpo di scena per i due protagonisti di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua. Si farà il loro matrimonio? Sembra che proprio Roberta ha dei seri dubbi. La ragazza è incerta, ma perché, se è stata sempre lei la più innamorata della coppia? La coppia, nonostante tutto, è molto felice. Ancora di più di prima e lontano dalle telecamere. I due ragazzi si sono incontrati nel programma di Uomini e Donne. Dopo varie frequentazioni, vi ricordiamo che Alessandro ha avuto una storia quasi durata, pensate, un anno anche con l'attuale tronista Ida Platano. Alessandro e Roberta hanno deciso di lasciare il programma dandosi una possibilità, perché tra loro c'era molta chimica. E infatti i due ragazzi sembrano molto innamorati e condividono anche la loro bella storia con i loro fan che li amano. Proprio nelle ultime ore è uscito un loro video dove dicono che sono stati ad un open day, a una giornata aperta, tutto sposi. Quindi presto ci sarà un matrimonio? Sembra di no, perché anche se Alessandro insiste molto per convolare a nozze, infatti Alessandro ha intenzioni serie e hanno scelto già i piatti e i bicchieri. La bella Roberta invece non è ancora pronta, è ancora incerta. La ragazza fa perfino finta di non sentire le parole di Alessandro, è dubbiosa. Ma come mai Roberta non crede alle parole del compagno? Ancora non si sente pronta a diventare sua moglie? E voi come la pensate?